In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Thank you.
Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia per Santitatem Vestram catalogo Santorum ad ascribi et anquam santos ab omnibus Christi fidelibus pronunciari Beatos Ioannem Henricum Newman, Josefinam Vannini, Mariam Theresiam Ciramel Manchidian, Ducem Lopez Pontes et Margaritam Bais. Il beato John Henry Newman nacque a Londra il 21 aprile 1801. Divenne ministro della Chiesa anglicana e nell'ambito dell'attività universitaria fondò il movimento di Oxford. Dopo attenta riflessione e approfonditi studi sulle origini del cristianesimo, chiese di essere accolto nella Chiesa cattolica. Nel 1847 fu ordinato presbitero. Fondò in Inghilterra la congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri. Nominato cardinale nel 1879, maturò una compiuta visione filosofica e teologica che espresse in opere di grande rilevanza. Il celebre motto, Cor ad cor loquitur, costituì il punto di riferimento assiduo e fecondo della sua vita e del suo pensiero. Morì l'11 agosto 1890 a Gbaston, nei pressi di Birmingham. Nel 1210 il Sommo Pontefice Benedetto XVI lo annoverò tra i Beati. La Beata Giuseppina Vannini, al secolo Giudita, nacque a Roma il 7 luglio 1859. Dopo aver superato alcune difficoltà, nel 1891 aderì al progetto del padre camilliano Luigi Tezza di istituire una congregazione femminile secondo lo spirito di servizio ai poveri e agli infermi di San Camillo dell'Elli. L'anno seguente indossò l'abito religioso, assumendo il nome di Suor Maria Giuseppina e l'8 dicembre 1895 mise i voti perpetui. Riconobbe negli infermi il volto del Signore e suo sposo, e si dedicò con eroica generosità al loro servizio. Fu eletta superiore del nuovo istituto le figlie di San Camillo, ufficio al quale attese con zelo e fedeltà fino alla morte, che avvenne il 23 febbraio 1911. Il Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II nel 1994 l'annoverò tra i Beati. La Beata Mariam Theresia Ciramel Manchidian nacque in India a Puttanchery, nello stato del Kerala, il 26 aprile 1876. Educata cristianamente nella chiesa sino-marabarese, fin dalla fanciullezza si consacrò al Signore e si prodigò nella cura degli infermi, dei moribondi, degli orfani e delle famiglie bisognose. Fondò la congregazione delle suore della Sacra Famiglia che guidò per 12 anni. Cercò con intima convinzione la radicalità nella consacrazione religiosa, ideale che seppe testimoniare personalmente e proporre alle sue consorelle. Morì a Kusikatuseni l'8 giugno 1926.
il Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II, durante il grande giubileo dell'anno 2000, l'annoverò tra i beati. La beata Dulce López Pontes, al secolo Maria Rita, nacque in Brasile, a São Salvador de Bahia, il 26 maggio 1914. Sin da fanciulla si distinse per una grande sensibilità verso i poveri e i bisognosi. Compiuti gli studi superiori, abbracciò la vita religiosa nella congregazione delle suore missionarie dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio. Esercitò l'incarico di infermiera e di insegnante. Si impegnò soprattutto nell'assistenza e nella cura degli ultimi e dei più sofferenti, ma con il suo tratto mite e gentile, con la sua fede profonda ed essenziale, e specialmente con una straordinaria carità, seppe conquistare il cuore di tutti. Il 13 marzo 1992 si spense a São Salvador de Bahia. Nel 2011 il Sommo Pontefice Benedetto XVI la annoverò tra i beati. La beata Margherita Weiss nacque l'8 settembre 1815 in Svizzera, a La Pierraz, frazione di Sivirier, nel cantone di Friburgo. Per tutta la vita lavorò come sarta, avviando a questa attività diverse ragazze. Rimase nubile, vivendo in seno alla famiglia, sostenuta dalla spiritualità francescana che intensificò associandosi all'ordine secolare del Poverello di Assisi, svolse un apostolato attivo in parrocchia, aiutando i poveri da lei definiti i preferiti di Dio. Si impegnò a favore dei bambini, insegnando loro il catechismo e formandoli a una vita morale e religiosa, preparando nel contempo con profonda sollecitudine le giovani alla futura condizione di spose e madri. Sostenne le opere missionarie e contribuì alla diffusione della stampa cattolica. La sua vita fu tutta trasformata dalla sofferenza e per sempre legata a Cristo crocifisso. Secondo il suo desiderio, morì nella festa del Sacro Cuore il 27 giugno 1879. Il Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II la annoverò tra i beati nel 1995. Recentemente Vostra Santità ha approvato i voti favorevoli della sessione ordinaria dei cardinali e vescovi della Congregazione delle Cause dei Santi circa la canonizzazione dei beati John Henry Newman, Giuseppina Vannini, Maria Teresa Ciramel-Manchidian, Dulce López Pontes e Margherita Weiss. Ha inoltre autorizzato lo stesso Dicastero a promulgare i decreti sui miracoli loro attribuiti. Infine, nel Concestore Ordinario Pubblico del 1 luglio del corrente anno, Vostra Santità stabilì la data odierna per la canonizzazione dei beati che ora abbiamo ricordato. Fratri carissimi, Dio Patri Onnipotenti, preces nostras per Jesum Christum levemus. Ut Beate Mariae Virgines, et omnium Sanctorum Suorum intercessione, sua gratia sustiniat, id vos solenniter acturis.
Preces populi tui, quae sumus Domine, venimus admite, utque famulatum nostrum gerimus, et tibi placiat, et ecclesiae tue proficiat in crementis. Per Christum Dominum nostrum.
Ad onore in sante et individue et trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite cristiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri e Pauli, ac nostra, matura deliberazione preabita et divina ope sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, Beatos Ioannem Enricum Newman, Josefinam Banini, Mariam Theresiam Sharmel Mankirjan, Dulcem López Pontes et Margaritam Baez, Sanctos esse de Cernibus et Definimus, ac Santorum Catalogo ascribimus, statuet in seu in Universa Ecclesia inter Santos pia devotioni recoli deveri in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Excelsis Deo, et in terra pax hominibus ore voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias a Dios divino.
Beatissime Pater, nomine Sante Ecclesie, enixas gratias ago, de pronunciazione a santitate vestra facta, accumilita erpeto ut ea dan santitas vestra, super per acta canonizzazione, litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Oremus, Tua nos quae sumus Domine, gratia semper et preveniat et sequatur, ac bonis operibus, iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Naaman the leper went down and immersed himself 7 times in the Jordan, as Elisha had told him to do. And his flesh became clean once more, like the flesh of a little child. Returning to Elisha with his whole escort, he went in and stood before him. "Now I know," he said, "that there is no God in all the earth except in Israel. Now please accept a present from your servant." But Elisha replied, "As the Lord lives whom I serve, I will accept nothing." Naaman pressed him to accept, but he refused. Then Naaman said, "Since your answer is no, allow your servant to be given as much earth as 2 mules may carry, because your servant will no longer offer holocaust or sacrifice to any god except the Lord." Verbum Domini. Deo gratias. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore factum est dumiret Iesus in Hierusalem, et ipse transibat per medium Samariam et Galileam, et cum increderetur quodam castellum, occurrerunt ei decem vili leprosi, quis deterunt a longe, et levaverunt vocem dicentes, Iesu preceptor miserere nostri, quos ut vidit dixit, ite, ostendite vos sacerdotibus, et factum est, dumirent mundati sunt, unus autem exilis, ut vidit quia sanatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in faciem ante pedes eius gratias agens ei, et hic erat Samaritanus. Respondes autem Iesus dixit, non et decem mundati sunt, et novem ubi sunt. Non sunt inventi qui redirent, ut daret gloriam Deo, nisi hic alieni gena. Et aetili, surge, vade, fides tua te salvum fecit. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Sophia orthi accusomen tua iu Evangelio. Irini passi. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο έγινε το ενδοπορεύεστε τον Ιησούν εις Ιερουσαλήμ και αυτός διήρχετο διαμέσων Σαμαρίας και Γαλιλαίας και εις ερχομένου αυτού εις την ακόμην απήντησαν αυτό 10 λεπροί άντρες. Οι έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς και ειδών είπεν αυτοίς πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσιν και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι οι άθη
υπέστρεψεν μετάφωνης μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτό και αυτός ειν Σαμαρίτης αποκριθείς δε ο Ιησούς υπέν ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν οι δε εννέα που ουκ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούνε δόξαν το Θεό ημί ο αλλογενής αυτός και είπεν αυτό Αναστάς πορεύου η πίστη σου σε σωκένσε La tua fede ti ha salvato. È il punto di arrivo del Vangelo odierno, che ci mostra il cammino della fede. In questo percorso di fede vediamo tre tappe segnalate dai lebbrosi guariti, i quali invocano, camminano e ringraziano. Anzitutto invocare. I lebbrosi si trovavano in una condizione terribile, non solo per la malattia che è diffusa ancora oggi, va combattuta con tutti gli sforzi, ma per l'esclusione sociale. Al tempo di Gesù erano ritenuti immondi e in quanto tali dovevano stare isolati in disparte. Vediamo infatti che quando vanno da Gesù si fermano a distanza. Però anche se la loro condizione li mette da parte, invocano Gesù, dice il Vangelo, ad alta voce. Non si lasciano paralizzare dalle esclusioni degli uomini e gridano a Dio, che non esclude nessuno. Ecco come si accorciano le distanze, come si rialza dalla solitudine, non chiudendosi in se stessi, nei propri rimpianti, non pensando ai giudizi degli altri, ma invocando il Signore, perché il Signore ascolta il grido di chi è solo. Come quei lebbrosi, anche noi abbiamo bisogno di guarigione, tutti. Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure.
dai vizi di cui siamo schiavi, da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti al gioco, ai soldi, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri. Il Signore libera e guarisce il cuore. Se lo invochiamo, se gli diciamo: Signore, io credo che puoi risanarmi, guariscimi dalle mie chiusure, librami dal male e dalla paura, Gesù. I lebbrosi sono i primi in questo Vangelo a invocare il nome di Gesù. Poi lo faranno anche un cieco e un malfattore sulla croce. Gente bisognosa invoca il nome di Gesù, che significa Dio salva. Chiamano Dio per nome, in modo diretto, spontaneo. Chiamare per nome è segno di confidenza e al Signore piace. La fede cresce così, con l'invocazione fiduciosa, portando a Gesù quel che siamo, a cuore aperto, senza nascondere le nostre miserie. Invochiamo con fiducia ogni giorno il nome di Gesù. Dio salva. Ripetiamolo. E pregare, dire Gesù è pregare. La preghiera è la porta della fede. La preghiera è medicina del cuore. Seconda parola, camminare. È la seconda tappa. Nel breve Vangelo di oggi compaiono una decina di verbi di movimento, ma a colpire è soprattutto il fatto che i lebbrosi non vengono guariti quando stanno fermi davanti a Gesù, ma dopo, mentre camminano, mentre essi andavano, furono purificati, dice il Vangelo. Vengono guariti andando a Gerusalemme, cioè mentre affrontano un cammino in salita. È nel cammino della vita che si viene purificati, un cammino che è spesso in salita perché conduce verso l'alto. La fede richiede un cammino, un'uscita, fa miracoli se usciamo dalle nostre certezze accomodanti, se lasciamo i nostri porti rassicuranti, i nostri nidi confortevoli. La fede aumenta col dono e cresce col rischio. Sì, cresce col rischio. La fede procede quando andiamo avanti equipaggiati di fiducia in Dio. La fede si fa strada attraverso passi umili e passi concreti, come umili e concreti furono il cammino del lebbrosi e il bagno nel fiume Giordano di Naaman. E così anche per noi. Avanziamo nella fede con l'amore umile e concreto, con la pazienza quotidiana, invocando Gesù e andando avanti. C'è un altro aspetto interessante nel cammino dei lebbrosi. Si muovono insieme. Andavano e furono purificati, dice il Vangelo. Sempre al plurale. La fede anche è camminare insieme, mai da soli, mai. Per una volta guariti, 9 vanno per conto loro e solo uno torna a ringraziare. Gesù allora esprime tutta la sua amarezza. E gli altri, dove sono? Sembra quasi che chieda conto degli altri 9 all'unico che è tornato. È vero, è compito nostro, di noi che siamo qui a fare Eucaristia, cioè ringraziare, è compito nostro prenderci cura di chi ha smesso di camminare, di chi ha perso la strada. Siamo custodi dei fratelli lontani, tutti noi. Siamo intercessori per loro. Siamo responsabili per loro, chiamati, cioè, a rispondere di loro, a prenderli a cuore. Vuoi crescere nella fede? Tu, che sei oggi qui, vuoi crescere nella fede? Prenditi cura di un fratello lontano, di una sorella lontana.
Invocare, camminare, ringraziare. È l'ultima tappa. Solo a quello che ringrazia Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvato. Non è solo sano, è anche salvo. Questo ci dice che il punto di arrivo non è la salute, non è lo stare bene, ma l'incontro con Gesù. La salvezza non è bere un bicchiere d'acqua per stare in forma, è andare alla sorgente che è Gesù. Solo Lui libera dal male, solo Lui guarisce il cuore, solo l'incontro con Lui salva, rende la vita piena e bella. Quando si incontra Gesù nasce spontaneo il grazie, perché si scopre la cosa più importante della vita non ricevere una grazia o risolvere un guaio, ma abbracciare il Signore della vita. E questa è la cosa più importante della vita, abbracciare il Signore della vita. È bello vedere quell'uomo guarito, che era un samaritano, esprime la gioia con tutto se stesso, loda Dio a gran voce, si prostra, ringrazia. Il culmine del cammino di fede è vivere rendendo grazie. Possiamo domandarci, noi che abbiamo fede, viviamo le giornate come un peso da subire o come una lode da offrire? Rimaniamo centrati su noi stessi in attesa di chiedere la prossima grazia o troviamo la nostra gioia nel rendere grazie? Quando ringraziamo il Padre, si commuove e riversa su di noi lo Spirito Santo. Ringraziare non è questione di cortesia, di galateo, è questione di fede. Un cuore che ringrazia rimane giovane. Dire grazie, Signore, al risveglio, durante la giornata, prima di coricarsi, è l'antidoto. Ascoltate bene, dire grazie è l'antidoto all'invecchiamento del cuore, perché il cuore si invecchia e si abitua male. Così anche in famiglia, tra sposi, ricordarsi di dire grazie. Grazie è la parola più semplice e benefica. Invocare, camminare, ringraziare. Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori. Tre di loro sono suore e ci mostrano che la vita religiosa è un cammino di amore nelle periferie esistenziali del mondo. Santa Margherita Bais, invece, era una sarta e ci rivela quanto è potente la preghiera semplice, la sopportazione paziente, la donazione silenziosa. Attraverso queste cose il Signore ha fatto rivivere in lei lo splendore della Pasqua, proprio nella sua umiltà. E la santità del quotidiano, di cui parla il santo cardinale Newman, che disse: il cristiano possiede una pace profonda, silenziosa, nascosta, che il mondo non vede. Il cristiano è gioioso, tranquillo, buono, amabile, cortese, ingenuo, modesto. Non accampa pretese. Il suo comportamento è talmente lontano dall'ostentazione e dalla ricercatezza che a prima vista si può facilmente prenderlo per una persona ordinaria. Chiediamo di essere così, luci gentili tra l'oscurità del mondo. Gesù, resta con noi e noi cominceremo a brillare come tu brilli, a brillare in modo da essere una luce per gli altri. Amen.
Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Oh,
Fratelli e figli carissimi, Signore mai si stanca di compiere le sue meraviglie che risplendono nella vita dei santi. A Lui presentiamo la necessità della Chiesa e del mondo. O Espírito Santo conceda à Igreja um vivo conhecimento de Jesus Cristo e a faça crescer na perfeita semelhança com Ele. Oremus pro publicis moderatoribus, legislatoribus et iudicibus. Que l'Esprit Saint, qui oriente tout vers la vérité et le bien, guide les gouvernants, rende sages les législateurs et éclaire les juges. Oremus pro personis consecratis. Der heilige und heiligmachende Geist des Herrn wohne in den Herzen der gottgeweihten Personen und stehe ihnen bei auf ihrem Weg der Heiligkeit. Dominum de pretebur. Oremus pro fide carentibus. Que el Espíritu Santo, que disipa cualquier duda, revele a los incrédulos el rostro de Jesús y nos conduzca a todos a la amistad con Él. Dominum de pretebur. Oremus pro omnibus baptizatis. 圣神，你是神性生活的泉源， 求你守护教友们的信德和望德， 并带领他们履行非凡的爱德。 Dominum de pretebur, te rogamus audinos. Padre, che per la potenza dello Spirito Santo ci hai resi i tuoi figli nel Figlio, esaudisci le nostre preghiere e manifesta in noi la tua santità. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Orate, frate, sut meum ad vetum sacrificium, acceptabile fiat apo Deum Patrem Omnipotente. Suscipe Domine Fidelium Preces con oblationibus ostiarum, ut per ac pie devotionis officia, a celeste in gloria transeamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Amen. Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Verdigno et justum es, equum et salutare, nos tibi sempre tu vicio gratias agere. Domine, Sante Pater, Omnipotens, Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, cuius hoc mirificum fuit opus per Paschale Mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad an gloriam vocaremur. Quanum genus electum, regale sacerdotium, gens santa et acquisitionis populus diceremur. Et tuas communitate annuntiamus ubi virtutis, qui nos de tenebris a tuum admirabile lumen vocaste. Et idio cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum quo omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus in fine dicentes. Santus est, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum Nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare in undecimis, ut a solis ortus, ad ocasum, oblatio munda offeratur nomini Tua. Supplices ergo te, Domine, te precamur. Ut ec munera, quae tibi sacranda et ulimus, et odem spiritu sanctificare digneris. Ut corpus et sanguis fiat fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem. Et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis, dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet.
simil modo por quale ce natum est accipiens calicem et tibi gratias agens benedicis dedicque discipulis suis dicens accipite et bibite ex reo omnes hic est in calis sanguinis mei novi et eterni testamenti qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione. Mysterium fidei. Memore sigitur Domine, eius in fili tui salute per fationis, nec non mirabilis resurrectione et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratia referentes, hoc sacrificium vivum ex santum. Respice questumus in oblazione in ecclesiae tue, in agnosens ostia, cuius voluisti immolazione e placari, concede ucchi corpore et sangue in fili tui refigimo, Spiritus Deus Santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamo in Cristo. Ipse nobis tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivaleamus, in primis cum Beatissima Virgine, Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum santi Ioanne Enrico, Iosefina, Maria Theresia, Dulce et Margarita, et omnibus santis, quorum intercessionem perpetuo apud te confidimus adiuvari. Ecostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine. A totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo tuo Papa nostro Franciscum, cum episcopali ordine et universo clerum, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, Tibi clemens pater miseratus coniuge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus ut simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutari vomoniti e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui
Quesumus omnia omnius malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi. Spectantes, beata nos spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi. Christe, che dixisti apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax vobis, sim semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ce agnus Dei exequitori peccata mundi, beati che accennan agni vocati sunt. Domine, non sus nignus, in presum perpetuum meo, sex alto di verbo, et sanabitur anima mea. Thank you.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let us keep prayerful silence for some brief moments. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Oremus. Maestatem tuam, Domine, suppliciter deprecamur, ut sic ut nos corporis et sanguinis sacrosancti pacis alimento, ita divine nature facias esse consorte, per Christum Dominum nostrum. Amen. Cari fratelli e sorelle, prima di concludere questa celebrazione eucaristica, desidero salutare e ringraziare tutti voi. Ringrazio i fratelli cardinali e i vescovi, come pure i sacerdoti, le religiose e religiosi provenienti da ogni parte del mondo, specialmente coloro che appartengono alle famiglie spirituali dei nuovi santi. Saluto a tutti i cristi fedeli laici che sono venuti qui. Saluto le delegazioni ufficiali dei diversi paesi, in particolare il signor Presidente della Repubblica Italiana e Sua Altezza il Principe di Galles. In effetti, con la loro testimonianza evangelica, questi santi hanno favorito la crescita spirituale e sociale nelle rispettive nazioni. Un pensiero speciale rivolgo ai delegati della Comunione Anglicana, con viva gratitudine per la loro presenza. E anche do il benvenuto a te, caro fratello, nuovo vescovo qui a Roma. Saluto tutti voi, cari pellegrini, come pure quanti hanno seguito questa messa mediante la radio e la televisione. Un saluto speciale rivolgo ai fedeli della Polonia, che oggi celebrano la giornata del Papa. Li ringrazio per le loro preghiere e per il loro costante affetto. Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente, in particolare all'amata e martoriata Siria, da dove giungono nuovamente notizie drammatiche sulla sorte delle popolazioni del nord-est del paese, costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle azioni militari. Ma tra queste popolazioni vi sono anche molte famiglie cristiane. A tutti gli attori coinvolti e anche alla comunità internazionale, per favore, rinnovo l'appello ad impegnarsi con sincerità, con onestà e trasparenza alla strada del dialogo per cercare soluzioni efficaci. Insieme a tutti i membri del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica, specialmente a quelli provenienti dall'Ecuador, seguo con preoccupazione quanto sta accadendo nelle ultime settimane in quel paese.
Lo affido alla preghiera comune e all'intercessione dei nuovi santi e mi unisco al dolore per i morti e feriti e i dispersi. Incoraggio a cercare la pace sociale, con particolare attenzione alle popolazioni più vulnerabili, ai poveri e ai diritti umani. Ed ora ci rivolgiamo alla Vergine Maria, modello di perfezione evangelica, perché ci aiuti a seguire l'esempio dei nuovi santi. Angelus Dominum, siavit Mariae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi, secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Vigne diciamus promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ucchi angel nunziante, Christi fili tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna donaeis Domine, requiescant in pace. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et utcunque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est.
Thank you.